abbiamo realizzato una, sostanzialmente una ricerca che ha avuto un obiettivo, quello di realizzare una interpretazione sociale del consumerismo. Che cosa intendiamo per interpretazione sociale del consumerismo? Sostanzialmente, pensando al consumerismo come un movimento in senso ampio, quindi non solo come un insieme di organizzazioni ed associazioni, ma come un insieme di pratiche, di valori, quindi una realtà più ampia rispetto alla sua componente organizzata, ne abbiamo analizzato l'evoluzione del tempo e l'abbiamo inquadrata nella più generale evoluzione socio-economica ed istituzionale del nostro paese. Abbiamo visto questo nel lungo periodo, perché è nella lunga deriva dei soggetti e dei fenomeni che più si riesce a fissare i nodi attuali e le sfide future di un movimento, di un mondo. Tecnicamente abbiamo da un lato fatto delle interviste a testimoni privilegiati che ci hanno consentito di avere il punto di vista di mondi vitali diversi, le istituzioni, l'Europa, l'impresa, il sociale, grandi organismi di rappresentanza. Dall'altro abbiamo fatto anche una rilettura del patrimonio ormai cinquantennale di ricerche della Fondazione Censis e anche di lavori di altra fonte. Quindi sostanzialmente il nostro è un lavoro di tipo qualitativo, abbiamo ricostruito la vicenda del consumerismo all'interno della vicenda italiana. Come voi sapete, già stato detto, in fondo il consumerismo arriva in Italia più tardi rispetto ad altri paesi. Noi siamo un paese dove le culture fondate sulla centralità della tutela dei diritti del lavoratore, la centralità della produzione, sono state egemoni, quindi prevalenti rispetto a culture, a visioni centrate più sulle relazioni sociali tra gli attori sul mercato. Questo elemento è un aspetto, diciamo, caratteristico della vicenda italiana. Quindi se noi risaliamo indietro, naturalmente abbiamo esperienze, per esempio negli anni 60 all'interno del collateralismo ai grandi partiti, abbiamo anche esperienze iniziali, importanti, che poi diverranno importanti nel tempo, di organizzazione nella tutela dei diritti del consumatore. Abbiamo esperienze di minoranze che faranno animazione culturale. Negli anni 80 nascono alcune delle organizzazioni che noi oggi conosciamo, che oggi sono ben conosciute. Sostanzialmente la storia del consumerismo in Italia è una storia di 20-25 anni. Questo è, diciamo, il punto da cui partire. È questo l'arco di tempo in cui noi abbiamo sostanzialmente la genesi, il primo decollo e quindi anche quel posizionamento che noi conosciamo. Sostanzialmente tre sono stati i pilastri su cui il movimento consumerista si è progressivamente affermato ed è arrivato ad essere quello che noi oggi conosciamo, cioè sostanzialmente è diventato una componente conosciuta dell'arena pubblica, conosciuta ai soggetti che vi operano, conosciuta ai cittadini. Tre grandi pilastri, quindi. Primo, ovviamente, il consumerismo organizzato, le tante associazioni consumeriste. Sappiamo che sono nate da esperienze molto diverse tra loro, c'è stata subito una sorta di articolazione, diciamo, dell'offerta di consumerismo organizzato, per usare una formula per dire che sostanzialmente è un mondo che subito ha generato una pluralità di realtà. Nel tempo naturalmente sono riuscite ad occupare uno spazio significativo di visibilità perché forse come altri organismi intermedi, altri organismi della società di mezzo, hanno saputo utilizzare quasi con sapienza le tecniche della rappresentazione, organizzazioni spesso personalizzate, con una struttura interna molto verticalizzata, a forte personalizzazione, che hanno la capacità di utilizzare i media e spesso anche a seguito di risultati importanti, per esempio nella tutela dei diritti dei consumatori a partire da vicende specifiche, a partire da eventi specifici, anche di recente ne abbiamo avuto esempio. Quindi c'è un primo pilastro che sicuramente è rappresentato dalle organizzazioni consumeriste che giocano un ruolo crescente di visibilità
pubblicità mediatica. Naturalmente questa articolazione, se vogliamo arrivare ai giorni nostri, che forse in una parte iniziale poteva anche essere una risorsa, perché significava che un mondo che arrivava più tardi nel nostro paese riusciva ad esprimere volti e diciamo offerte diverse, oggi diventa un elemento, probabilmente voi vedrete anche alla luce delle riflessioni che faremo, può essere un elemento di rischio, perché noi siamo di fronte a un aspetto di frammentazione, a un mondo che è molto frammentato, in cui naturalmente l'esigenza della rappresentazione, cioè l'esigenza di avere visibilità, spesso è un meccanismo che può generare conflittualità all'interno di un dato universo. Un secondo pilastro essenziale è stato già anticipato, è di carattere normativo. In fondo l'Europa dall'alto è riuscita a dare stimoli importanti di modernizzazione di tutto quello che riguarda la tutela del consumatore. Cioè la storia di questi 20 anni, in fondo noi eravamo un cattivo allievo nel recepimento delle normative europee, progressivamente ci siamo allineati sulla situazione degli altri paesi ed oggi sostanzialmente la struttura normativa in materia di tutela dei diritti dei consumatori italiana è allineata a quella degli altri paesi europei. E allora, se dobbiamo individuare un nodo critico in questa fase, piuttosto noi siamo di fronte a una bassa conoscenza sociale delle opportunità che la normativa propone. Quindi, ripeto, il secondo pilastro di lungo periodo è quello di tipo normativo. L'Europa ci dà degli stimoli, noi li facciamo nostri, diventano normativa, diventano opportunità. Ma poi, anche in questo ambito, come in altri ambiti, c'è un piccolo vizio italiano, cioè la moltiplicazione delle normative, la moltiplicazione delle leggi e magari la realizzazione di leggi intenzionalmente buone che creano strumenti difficili da utilizzare e soprattutto, come dicevo, c'è una bassa conoscenza sociale tra i cittadini delle opportunità che sostanzialmente la normativa offre in termini di tutela dei diritti dei consumatori. E c'è un terzo pilastro che chiamiamo di tipo istituzionale. In Italia sostanzialmente l'attività di intervento sui mercati, di tutela dalle condizioni oligopolistiche o monopolistiche, è stato un altro filone che di fatto ha generato tutela dei diritti del consumatore. Quindi esiste anche, diciamo, un pilastro di tipo istituzionale a cui si deve progressivamente poi diciamo, l'arrivo della cultura collettiva del consumerismo. E più di recente anche un'attività istituzionale che riguarda per esempio la messa a disposizione di informazioni che consentono al consumatore di effettuare la scelta con una maggiore trasparenza, con una maggiore consapevolezza rispetto alle condizioni di mercato. Anche questa è un'attività che su alcuni mercati è sicuramente importante, avere disponibilità di informazioni sui prezzi naturalmente facilita l'azione del consumatore e la sua probabilità di scelta. Quindi se noi arriviamo ai giorni nostri, in fondo questi tre pilastri essenziali ci consentono di dire che oggi, al di là dei rischi che noi abbiamo individuato, sicuramente il consumerismo è una componente presente all'interno dell'arena pubblica, è una realtà che i cittadini conoscono, ma abbiamo detto quali sono gli elementi, la frammentazione da un punto di vista delle organizzazioni, il rischio di una normativa allineata ma poco conosciuta e più ancora poco praticata. Da un punto di vista istituzionale, un'attività sicuramente positiva di trasparenza e di intelligibilità dei mercati per i consumatori, ma anche magari il rischio di un'attività di supplenza rispetto a soggetti della società che invece potrebbero esercitare talune funzioni. Ma veniamo all'oggi, perché la ricerca che è stata presentata dagli amici di Ipsos hanno descritto un quadro estremamente impressivo della situazione attuale. Naturalmente, quando noi parliamo della situazione attuale, siamo tutti colpiti dall'aspetto della crisi, e cioè riguardo a un aspetto di contesto essenziale del tema che trattiamo oggi, la cosiddetta caduta dei consumi. Abbiamo una caduta dei redditi a cui fa seguito una caduta dei consumi. Però attenzione, questo fenomeno evidente, mostrato in modo molto impressivo, va attentamente inquadrato, come dicevamo, nelle lunghe derive. Voi considerate che noi siamo un paese dove uscire
crescita, una povertà antica, abbiamo fatto una corsa molto rapida a livelli più alti di consumo, cioè abbiamo vissuto una lunga fase di consumo compulsivo, cioè un consumo che da un punto di vista psicologico, da un punto di vista dell'identità, era una componente fondamentale di un livello più alto di benessere. Considerate che negli anni 70 i consumi crescevano del 4% l'anno in termini reali, ogni anno del 4% in termini reali, cose che probabilmente oggi troviamo in Cina o in India. Poi ancora negli anni 80 ancora sopra il 3% ogni anno, ancora negli anni 90 sopra il 2%. Se noi prendiamo il pezzo di periodo che va dall'inizio del nuovo millennio a prima della crisi, voi vedrete che i consumi, fatto salvo quelli dell'ICT, quindi le cose, i computer, i telefoni, eccetera, avevano già raggiunto un livello di saturazione. Cioè la dinamica incrementale del consumo aveva già raggiunto, era già quasi stazionaria. Allora la crisi sicuramente ha buttato giù i consumi come effetto del retro, però attenzione, ha accelerato alcune dinamiche, alcuni aspetti di stili di vita che erano già presenti e già si stavano manifestando, in particolare da un punto di vista psicologico, da un punto di vista del rapporto con i consumi. Il consumo compulsivo, cioè quella spinta assoluta verso il consumo, aveva già incontrato il suo punto di saturazione. Naturalmente questo non significa rendere la crisi capovolgerla, renderla una cosa piacevole, ma è qualcosa che ci dice, come già stato anticipato, che probabilmente non torneremo ai livelli di consumo, perché è cambiato il nostro tipo di rapporto del consumo e cambia poi lo scenario generale per tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo con il fenomeno del consumo. Ora, naturalmente, parole come sobrietà, temperanza sono parole che erano di piccole nicchie ed oggi diventano parole che tendono a generalizzarsi, cioè a descrivere stili di vita che diventano patrimonio di gruppi sociali molto più ampi. Però ci sono due fenomeni su cui occorre soprattutto soffermarsi e che hanno particolare significato nel tema che affrontiamo oggi. È chiaro che la crisi impone una selezione nei consumi. Allora, questo meccanismo di selezione, abbiamo visto, avviene in modo molto diverso, in modo molto articolato. Una prima dinamica è quella della corsa verso il basso prezzo. Noi abbiamo in molti mercati le persone che ovviamente vanno a caccia dei prodotti e dei servizi a più basso prezzo, perché in questo modo riescono anche a recuperare magari un po' di reddito che si possono giocare su altre cose. Ovviamente questo è un elemento di grande rischio, perché nel basso prezzo può svilupparsi un comportamento che dice: beh, se lo pago poco, poi dopo puoi anche protestare nel caso in cui non corrispondesse a quello che ti aspettavi. Quindi c'è il rischio di internalizzare, come dire, il rischio tra virgolette della fregatura. Però voi considerate questo dato: nell'ultimo anno il 32% degli italiani hanno dichiarato di aver fatto l'acquisto di un bene o di un servizio che non era funzionante o non era esattamente quello che il venditore impresa gli aveva detto. Il 16% di questi hanno ottenuto la restituzione, un altro 6% circa ha fatto un reclamo formale, tutti gli altri, circa l'11%, non ha fatto nulla. Cioè c'è una massa microconflittualità, di vertenzialità potenziale, che se dovesse esprimersi e soprattutto se questa dinamica dovesse continuare, potrebbe potenzialmente diventare ingovernabile. Cioè, se noi immaginiamo un consumerismo tutto giocato sull'ex post, cioè sulla tutela dei diritti dei consumatori nella fase ex post, il rischio che si formi una massa di conflittualità che poi diventerebbe veramente difficilmente governabile. Allora è chiaro che bisogna guardare al momento iniziale dove si crea questa problematica. Naturalmente non è detto che la selezione abbia solo questa forma tra virgolette di imbarbarimento: corro sul basso prezzo e mi prendo quello che capita, oppure corro sul basso prezzo, c'è una fregatura e poi dopo si scatena il conflitto. Abbiamo visto che ci sono diversi comportamenti, per esempio spendo meno ma voglio spendere meglio. Questa è una logica che è
particolarmente diffusa, ma poter spendere meglio significa avere accesso a mercati in cui ci sono informazioni sufficienti che mi consentono di effettuare una scelta adeguata. Voi considerate che oggi il 25% di coloro che effettuano acquisti dichiarano di recuperare le informazioni sufficienti per fare l'acquisto che esattamente vogliono. Questo significa che c'è un terreno molto ampio di, tra virgolette, empowerment del consumatore, che significa la creazione di contesti adeguati, che significa la messa a disposizione di un set di informazioni che consentono una scelta consapevole, che consentono una selezione per la qualità. Naturalmente tutto ciò ci porta verso una visione anche diversa delle opportunità che sono legate alla tutela del consumatore. È chiaro che siamo su un terreno, quello dell'informazione, quello dell'educazione, quello del potenziamento della consapevolezza del consumatore, che è ex ante rispetto all'attività d'acquisto, cioè va a vantaggio di un'attività che è anche di lunga deriva, che mette il consumatore nelle condizioni di effettuare la scelta. Voi pensate anche ad alcune nuove sfide particolari, estremamente interessanti. Pensate al web. Quanti consumatori si avvicinano al web per fare degli acquisti convenienti o particolari e lo fanno anche candidamente, con un grado di fiducia che magari non darebbero quando si recano in un negozio. E poi in molti casi va bene, ma in molti casi c'è la sorpresa. È chiaro, per chi opera su questi terreni c'è una sorta di convergenza tra l'interesse del consumatore e l'interesse che utilizza questi strumenti per vendere, c'è una convergenza tra soggetti diversi e sostanzialmente altrettanto avviene su terreni diversi. Pensate al Made in Italy, al tema della contraffazione, quale convergenza si registra tra consumatori consapevoli che vogliono la qualità perché vogliono spendere meglio, vogliono spendere bene i propri soldi, ed imprese virtuose, imprese che hanno un prodotto di qualità, che intendono tutelarlo, che, come sappiamo, fidati di chi ha un marchio antico, ma un marchio antico implica una serie di costi, quindi implica un prezzo di un certo tipo, allora richiede un contesto in cui questo possa esercitarsi. E naturalmente questo significa mercati non solo concorrenziali, trasparenti, aperti, intelligibili, ma anche mercati che premiano, tra virgolette, la virtuosità, mercati che premiano la correttezza. Tutto questo apre un fronte nuovo, molto diverso, per l'attività del consumerismo, che comunque ce l'ha nella sua esperienza, ed è un'attività che noi definiamo ex ante, un'attività di convergenza di interessi, di convergenza di attività e anche di progettazione, appunto, tra consumatori consapevoli, mondo del consumerismo e mondo delle imprese. È stato nell'indagine degli amici di Ipsos, si vede che su questo punto gli italiani non hanno una brillantissima, una idea molto molto felice. Eppure le dinamiche della crisi, la vicenda del consumerismo italiano ci dicono che questo è un terreno estremamente importante. Possiamo dire che, per chiudere, la ricerca ci dice sostanzialmente occorre creare le condizioni di mercato, occorre creare le condizioni di informazioni e di educazione dei consumatori alla consapevolezza, alla capacità di scelta, e diventa fondamentale anche la capacità del consumerismo di stare sulla frontiera più avanzata dell'innovazione nel rapporto sui mercati, che, dicevo, il caso del web, il caso del Made in Italy, il caso della contraffazione ci dicono che sta nella capacità di fare una convergenza creando mercati che premiano le imprese virtuose e danno soddisfazione ai consumatori consapevoli. Grazie. Grazie.